Era una di quelle giornate in cui l'agitazione troneggiava nell'aria. Al di fuori del porto di La Valletta, al di là del forte di Sant'Elmo e delle difese costiere, sulle onde del Mediterraneo si aggiravano quei piccoli ma letali navigli che attendevano solo il momento propizio per agire. Un pugno di uomini, ricolmi di follia quanto di fervente patriottismo, si stavano preparando ad assaltare quelle lontane e ben difese banchine al cui fianco, mosse dalle placide onde del mare, le imponenti corazzate britanniche dormivano ignare del caos che stava per giungere. Una giornata che non sarebbe passata alla storia come foriera di vittorie per i membri della Regia Marina Italiana, ma di certo avrebbe evidenziato la forza d'animo di quei marinai che si dimostrarono pronti a tutto pur di servire il loro paese. Tra di essi, seppur debilitato, non esitò a schierarsi uno spirito tra i più palpitanti in quella scalmanata flottiglia. L'ideatore di quei famosi siluri a lenta corsa, il valoroso Elbano che diede tutto se stesso per dimostrare le capacità delle sue invenzioni e la preparazione dei suoi commilitoni. E lo fece a scapito della sua vita. Questi, signori e signore, altri non è che la storia di Teseo Tesei. Un eroe dimenticato tra gli ignari d'Italia, nonché uno dei più famosi protagonisti della nostra Marina. A dispetto di una determinata ideologia storicista abituata a dipingere il nostro paese come una tana di furbetti e ladri, incapaci e inetti, la vita di personaggi come il nostro Teseo è la dimostrazione pratica delle qualità e del nerbo di un paese e di un popolo che ha sempre saputo donare personaggi coraggiosi e capaci di grandi imprese, spesso intentata da uomini anarcoide nel loro trascendersi al di sopra di comandi militari spesso deficitari. Teseo nasce a Marina di Campo, sull'isola d'Elba, il 3 gennaio 1909. Ottavo figlio dei coniugi Ulisse Tesei e Rosa Carassale, il nome deriva dall'omonimo personaggio della mitologia greca, eroe capace di sconfiggere con l'astuzia, prima ancora che con la spada, il mostruoso Minotauro, salvando così i fanciulli ateniesi da un infausto destino. Il piccolo passerà una felice infanzia tra l'isola e Firenze, capoluogo nella quale il padre deteneva una fiorente attività commerciale. Sarà fin da subito legato al mare. Passava molto tempo in solitudine sulle spiagge della sua città portuale, cercando conforto tra lo sciabordio delle onde anche dopo la morte della madre e del padre. Frequentato il collegio dell'Istituto dei Padri Scolopi di Firenze fino al quinto ginnasio, nel 1925, a malapena sedicenne, verrà inserito con il sostegno dello zio, il generale Fabio Mibelli, presso l'ambita Accademia Navale di Livorno, che così spesso abbiamo citato. Culla di tanti eroi allevati alla via del mare. Dimostrerà una notevole abilità come marinaio, temprando un carattere duro e tenace, cosa che non gli impedirà di farsi ben volere dagli altri marinai. Tra i banchi dell'Accademia conoscerà futuri amici e colleghi, personalità del calibro di Italo Piccagli, con cui stringerà il legame più forte. Le grandi doti di Teseo, sia intellettuali che fisiche, brilleranno in quel fatidico 16 maggio 1927, quando gli allievi avranno la possibilità di incontrare il conte di Valmaggiore Raffaele Paolucci, niente meno che uno degli ideatori delle mignatte, ovvero i precursori dei famosi siluri a lenta corsa che verranno ideati proprio da un entusiasta Teseo e dal suo compagno di classe, Elios Toschi. Sarà quel giorno che Paolucci racconterà del 1 novembre 1918, quando con la sua invenzione forzò il porto di Pola e colpì la Viribus Unitis. Grazie a tale impresa, effettuata con il famoso torpedo semovente, i due studenti inizieranno a studiare nei dettagli gli sviluppi, progettando ciò che nelle loro intenzioni sarebbe divenuto un mezzo in grado di migliorarne le prestazioni. Terminati gli studi in accademia, frequenterà il corso normale del genio navale, uscendo nel 1930 con il grado di tenente. L'anno successivo si iscriverà alla scuola di ingegneria navale di Napoli, giungendo dopo 3 anni di studio al diploma con pieni voti. Oltre a ciò, fu sempre un amante dell'arte, dello sport e delle scienze. Conosceva per esempio a menadito ogni angolo della Galleria degli Uffizi.
Nel 1934 ottenne il brevetto da Palombaro a San Bartolomeo. Sarà nel 1936 che potrà passare ufficialmente all'azione, assegnato presso la prima flottiglia sommergibilista alla Spezia. Continuando a progettare e a fantasticare le migliorie per la SLC, o maiale come amerà soprannominarlo in seguito, parteciperà alla guerra civile spagnola a bordo del sommergibile Yalea come direttore di macchina, conquistando due croci di guerra, la medaglia di benemerenza e la promozione al grado di capitano del genio navale. In Europa, frattanto, cominciavano a spirare nell'aria venti di guerra che le varie diplomazie constatavano trasformare il continente in una bomba a orologeria pronta a deflagrare nuovamente. In quel breve periodo di pace tra la guerra civile spagnola e la seconda guerra mondiale, i rapporti tra paesi cominciarono a farsi sempre più gelidi. In una situazione simile, dove Gran Bretagna e Regno d'Italia furono sempre più sull'orlo della crisi diplomatica, Teseo e Toschi compresero che per affrontare un futuro nemico come la ben preparata Royal Navy si sarebbero dovuti utilizzare mezzi arditi quanto letali, capaci di causare notevoli danni con ben poche perdite. Incominciarono dunque a proporre di produrre e utilizzare già nel primo giorno di guerra i siluri a cui stava oramai lavorando da tempo, gambizzando immediatamente le flotte avversarie. Come dissero loro stessi, una nave da battaglia, quando dorme ormeggiata la banchina con i cannoni ricoperti dei teli, i motori al minimo, non è più la regina dei mari, ma un semplice ammasso d'acciaio, e per quante reti, sbarramenti, vedette la possono proteggere, esiste sempre la possibilità concreta per degli uomini temerari di piantare una freccia nel tallone d'Achille. Finalmente Teseo e collega hanno la loro occasione. Ultimata la prima parte del prototipo dopo l'approvazione del Ministero della Marina, chiedono di essere loro stessi i primi a testare il mezzo in caso di conflitto, incontrando però lo scetticismo generale. Nonostante tale accoglienza, viene autorizzata la costruzione dei primi esemplari in vista di un sempre più probabile conflitto tra Italia e Gran Bretagna. Difatti quest'ultimo aveva già inviato nel Mediterraneo la Home Fleet, preparandosi alla guerra. Bisognava quindi trovare il modo di fronteggiare gli inglesi con ogni mezzo. Teseo, convocato dall'ammiraglio Cavagnari, inizia a discutere per ore sulla riuscita del progetto e sui possibili punti deboli inglesi, mettendosi al lavoro presso il silurificio San Bartolomeo di La Spezia. Il primo modello era lungo circa 7 metri e mezzo, diviso in tre sezioni, con quello davanti al cui interno vi era collocato l'esplosivo. Poche settimane dopo viene effettuato in gran segreto il primo test, con l'ammiraglio Mario Falangola come unico spettatore. Il risultato sarà così soddisfacente che Supermarina ordina la costruzione di un secondo esemplare. Teseo vuole a tutti i costi seguire i lavori da vicino, destreggiandosi tra esercitazioni e progettazione a bocca di cerchio, luogo scelto per sperimentare i prototipi, lontani da occhi indiscreti. Nonostante gli sviluppi, però, Supermarina mette i bastoni tra le ruote. Convinta che il rischio di escalation internazionale si sia assopito con la vittoria italiana in Etiopia, ad agosto del 1936 una macchina targata a Roma giunge presso la base d'addestramento, consegnando l'ordine di ritirare tutti gli SLC in magazzino alla Spezia. Dopo 8 mesi di sacrifici, Teseo sarà costretto a tornare a svolgere le normali mansioni a bordo di sommergibili. Continuerà però a rimuginare sulla sua creazione, preparandosi a migliorare ulteriormente i siluri non appena se ne fosse presentata l'occasione. Occasione che si presenta nel 1937, quando il comando deciderà di riportare in auge il progetto dopo le tensioni che tornarono a sollecitare i nervi in seguito alla conferenza di Monaco. È in seguito a tale avvenimento che si costituirà la prima flottiglia MAS sotto la guida del capitano di fregata Paolo Aloisi. Teseo sarà inevitabilmente inserito alla quinta squadriglia del suddetto corpo, dove insieme al Toschi otterranno il permesso di utilizzare la loro invenzione. Nella base segreta di Bocca di Serchio, quindi, nascosti tra i pineti e alloggiati presso la casa di caccia, l'emozione degli assaltatori è palpabile. Con una serie di regole ferree all'interno del loro decalogo, gli assaltatori arruolati incominciarono ben presto ad effettuare duri addestramenti fuori e dentro l'acqua. In queste incessanti esercitazioni si cercò di migliorare l'efficienza dei mezzi e dei sommozzatori.
Vennero aiutati per questo difficile compito anche dal tenente di vascello in congedo Angelo Belloni, ideatore della tuta subacquea Belloni e di un autorespiratore che porterà l'attenzione di Mussolini durante il suo interregno da ministro della Marina. Quest'ultimo oggetto, creato in collaborazione con Tesei, è l'autorespiratore 49 bis a ciclo chiuso. Il marchese Luigi Durand de la Penne, membro ed uno dei soprannominati apostoli, ricorderà di Teseo. Anche se non aveva un'eccessiva abbondanza di parole, la sua era una presenza intensa. Considerava la vita come una sorta di avventura. Quando parlava, ci metteva in moto la fantasia. E anche nella spelonca di Bocca di Serchio resuscitava un mondo affascinante che ci accompagnò anche in seguito per anni. Tali parole trovano conferma nel carattere di Tesei quando dichiarava ai commilitoni quanto segue: «Vedete la sagoma del vostro bersaglio in risalto contro il cielo. Lo avete sognato per mesi. Vi ci siete allenati per anni. Questo è il momento conclusivo. Il successo significa la gloria. Il fallimento, un'occasione perduta per sempre». Lavorando a un modo per trasportare i maiali in zone di guerra, si pensò all'ausilio del sommergibile. Fatti i primi test a inizio 1940 con l'ametista di Junio Valerio Borghese, sperimenteranno con successo la simulazione di un attacco contro l'incrociatore quarto, anche se tali test riveleranno ancora qualche grettura. Ovvieranno in seguito a tali problemi dando il via alla progettazione dei cilindri a tenuta stagna sui sommergibili Gondar e Shire, divenuti oramai parte del reparto d'assalto, permettendo così l'avvicinamento senza rischiare danni ai maiali. Pochi mesi dopo la nomina di Mario Giorgini a nuovo comandante dell'unità, avvenuta a febbraio, anche l'Italia entrò in quella letale giostra conosciuta come Seconda Guerra Mondiale. Gli assaltatori ascoltarono seriosi la dichiarazione di guerra tramite la radio situata nel capanno di caccia, consci che il momento del battesimo del fuoco era giunto. Nonostante i duri addestramenti, lo scarso sostegno da parte di uno scettico comando di supermarina portò la flottiglia alla vigilia della guerra non del tutto preparata. Ma in ogni caso, all'apertura degli scontri per la flottiglia venne messa subito in chiaro la prima ambita preda, Alessandria d'Egitto. I componenti degli equipaggi per la missione vennero estratti a sorte, come d'abitudine, con i nomi scritti sopra dei foglietti inseriti nel cappello del comandante Giorgini. Nonostante ciò, i nomi di Teseo Tesei e di Helios Toschi, come d'accordi con il comando supremo, erano già selezionati. Per la loro prima missione vennero selezionati Franzini, Birindelli e Durand de la Penne come riserva. Con l'ordine di operazione numero 729 venne loro assegnato il raggiungimento del porto di Alessandria d'Egitto, dove preventive ricognizioni ragguagliarono circa la presenza all'ancora di due corazzate e di una portaerei nemiche. Scortati in loco con l'ausilio del sommergibile Iride del tenente di vascello Francesco Brunetti e sotto scorta da parte del cacciatorpe di Nier Calypso, partiranno dalla Spezia e si riforniranno a Messina, dirigendosi poi verso le coste della Cirenaica. Consapevoli di dover attuare la missione per il 23 agosto, rimasero in attesa, seppur nell'aria aleggiasse il dubbio e la preoccupazione di essere intercettati da un momento all'altro dagli inglesi. Tale paura derivava dalla frenesia dimostrata dal comando supremo nel voler attuare la missione senza attendere la realizzazione dei silos, utili per il trasporto degli SLC direttamente con il sommergibile, che in immersione sarebbe stato meno visibile. Purtroppo per loro questa mancanza di pazienza costerà cara durante la prima missione, soprannominata GA1. Troppo esposti in una zona calda di guerra, nella mattina del 22 vennero intercettati e attaccati da tre aerosiluranti inglesi, permettendo soltanto alla Calypso di fuggire indenne. Tra i pochi superstiti si salvarono il capitano Brunetti e Gino Birindelli. All'interno del sommergibile affondato Iride si trovavano ancora dei sopravvissuti e Tesei, armato di una fedeltà incrollabile verso i commilitoni, non esita un solo istante ad avviare i soccorsi, recuperando a Tobruk il materiale da immersione, il loro equipaggiamento era colato a picco, adoperandosi per almeno 18 ore fino al mattino successivo pur di trarre in salvo i marinai. Tale spirito di abnegazione permetterà il recupero di 8 superstiti, purtroppo ridotti a 6 in seguito al decesso di 2 marinai a causa di complicazioni polmonari. Recuperati anche i 4 maiali rimasti sull'Iride, Teseo non esitò a tuffarsi per recuperare dal luogo dell'affondamento la bandiera del sommergibile.
Nonostante la sconfitta, tornarono alla Spezia con la consapevolezza di poter fare di meglio la volta successiva. Teseo, Toschi, Birindelli, Franzini e Durand de la Pen verranno premiati con la medaglia d'argento al valor militare per il salvataggio di superstiti. Per di più, Tesei venne promosso maggiore a dicembre del 1940, ricevendo in aggiunta la medaglia d'oro di prima classe per aver ideato invenzioni utili alla marina. Altre operazioni si dimostreranno difficili. Il 19 settembre ripartono per una nuova missione, venendo quasi subito costretti a ritornare indietro poiché le navi britanniche uscirono dal porto, non lasciando ad Alessandria d'Egitto nessuna preda appetibile. Durante il ripiegamento, però, alcuni cacciatorpedinieri li intercettarono e attaccarono con il sostegno di un macchinario di nuova concezione, il radar. Grazie a tale tecnologia riuscirono a stanare il sommergibile Gondar, danneggiandolo gravemente. Il comandante Brunetti, avendo predisposto personalmente l'autoaffondamento, riuscì a salvare l'intero equipaggio anche se a prezzo della cattura. Tra di essi vi si trovavano il comandante della MAS Mario Giorgini e lo stesso Helios Toschi, quest'ultimo inviato in un campo di prigionia in India dal quale riuscirà a fuggire riparando nell'isola neutrale di Diu ottenendo l'ospitabilità dell'amministrazione portoghese. Tra il 29 e il 30 ottobre 1940, dopo un avvicinamento non agevolato dal meteo, lo sciré di Borghese giunse ad Algericas per rilasciare gli SLC alla volta di Gibilterra. Per problemi tecnici dovuti agli autorespiratori e al motore, due SLC, uno di Tesei e l'altro di De La Penne, costrinsero i propri piloti ad abbandonare la missione facendoli saltare in aria. Uno di essi però non esplose e si incagliò sulla costa, preda dei neutrali spagnoli. La Gran Bretagna ne ordinò la consegna, ma nonostante il rifiuto di Madrid, gli inglesi riuscirono a fotografare il mezzo, rendendosi infine conto della grave pericolosità che poteva giungere da un momento all'altro, dall'Italia. Solo il mezzo di Birindelli riuscì a entrare in porto, tentando di posizionare la carica sullo scafo della corazzata Barham, ma dovendo rinunciare dopo altri problemi tecnici. Catturato e interrogato dagli inglesi, sarà felice nel constatare l'esplosione privando il nemico la cattura del mezzo. Riuscirà comunque con uno stratagemma ad avvisare i suoi compagni, inviando alla madre una lettera in codice che nascondeva i dettagli dell'operazione sotto la sua prospettiva. Ma in ogni caso, se non l'avete ancora già fatto, vi invitiamo a recuperare un nostro vecchio video inerente alle gesta della MAS per approfondire questo e altri assalti. Teseo, deciso più che mai a dimostrare l'efficacia della sua invenzione, si impegna giorno e notte per risolvere i problemi rilevati sui mezzi e quasi non dorme per raggiungere i suoi obiettivi. A credere nel progetto c'è anche Borghese e lo fa presente all'ammiraglio Cavagnari, a cui dice: «Teseo non è solo l'inventore della micidiale arma, ne rappresenta l'anima. Il suo carisma trasforma semplici uomini in eroi. Basterà mettere a punto i mezzi per cogliere quel successo appena sfiorato». Nel mentre, con la precedente cattura del comandante Giorgini, Supermarina rivoluziona il reparto, rendendolo il 14 marzo 1941 completamente autonomo e nominandolo ufficialmente Decima Mas, in onore della fedelissima Decima Legio di Giulio Cesare. Il comando verrà ufficialmente consegnato al capitano di fregata Vittorio Moccagatta. In una situazione come questa, i lavori a Bocca di Serchio e alla Spezia si ampliano con addestramenti serrati, atti a simulare il più realisticamente possibile le operazioni. I primi risultati si fanno finalmente vedere con l'impresa di Suda del 25-26 aprile, a cui abbiamo già dedicato un video. A maggio dello stesso anno si organizza una nuova missione a Gibilterra, BG3, impegnando Teseo a sempre più pressanti migliorie e addestramenti. Vuole dimostrare a tutti i costi che la sua creazione può e deve essere utile ai fini della guerra nel Mediterraneo, in barba a un alto comando pavido e insicuro. Alcuni problemi di salute lo costringeranno a rinunciare a tale missione. Tuttavia Moccagatta gli promette che non solo avrebbero attuato altre operazioni, ma che stava progettando un nuovo attacco presso l'isola di Malta. È in questo periodo che Teseo incomincia a valutare le giuste strategie da adottare per una futura incursione al porto di La Valletta. L'isola di Malta, seppur inizialmente ritenuta obiettivo primario, venne messa quasi subito in secondo piano poiché il comando non credette nella possibile presenza di grossi navigli nemici. Purtroppo per loro nel 41 la situazione cambia, con lo spionaggio e le ricognizioni aeree a dimostrare l'esatto contrario. Un'isola come Malta, nel bel mezzo del Mediterraneo, era senz'altro un punto cruciale per i rifornimenti inglesi.
Per attaccarla, Moccagatta, estasiato dal successo a Suda, vuole un attacco effettuato con i barchini esplosivi. Teseo, ancora debilitato dalla malattia, fa di tutto pur di far parte della missione in prima linea. È consapevole che non sarà possibile superare le ostruzioni senza dare nell'occhio. Moccagatta, per ovviare al problema, propone di aprire un varco con due barchini esplosivi nella zona di Forte Sant'Elmo e approfittare della confusione per penetrare a gran velocità con gli altri MTM. Teseo, per ampliare l'effetto sorpresa, propone di utilizzare personalmente i maiali per aprire il varco, mezzi ancora più difficili da identificare. L'insistenza convincerà il comando a utilizzare almeno due SLC. Si decide che il primo siluro, pilotato da Tesei e da Pedretti, si occuperà del varco, mentre il secondo, guidato dal tenente Costa e dal sergente Barla, entrerà in porto per affondare i sommergibili inglesi. Moccagatta riuscirà persino a mettersi in accordo con la Regia Aeronautica per effettuare tre bombardamenti durante la notte dell'attacco, così da costringere gli inglesi a distrarsi e non accorgersi dei sabotatori del mare. A ridosso dell'attacco, molti membri della missione, consci della pericolosità di un attacco così importante, scrivono alle proprie famiglie. Lo stesso Tesei invia al cognato Carlo Matteini e all'amico Gustavo Stefanini quelle che saranno le sue ultime righe. A quest'ultimo in particolare scriverà: «Quando riceverai questa lettera, avrò avuto il più alto degli onori, quello di dare la mia vita per il re e per l'onore della bandiera. Tu sai che questo è il più grande desiderio e la più elevata delle gioie per un uomo». Il 25 luglio 1941, dopo un lungo periodo di maltempo incessante, l'operazione Malta 2 scatta ufficialmente. Partiti da Augusta, con la motonave Diana carica dei due SLC e dei barchini, giungono intorno alle 22.45 a 20 miglia da Malta. 8 barchini, più uno di scorta, si posizionano a Cuneo e seguono il MAS 452 del comandante Moccagatta fino a una zona prestabilita, a 5 miglia dall'isola. Alle 3 di notte i due SLC vengono calati in mare, ma se il mezzo di Teseo funziona a meraviglia, quello di Costa incomincia ad avere problemi di assetto e nonostante tentativi di parazione posti in loco, dovranno infine desistere dal suo utilizzo. Costa vorrebbe comunque continuare, ma Teseo gli dice di no. È già troppo tardi. Se aspettiamo ancora si rischia di far saltare l'intera operazione. Giungono le 4 e a Teseo restano solo 30 minuti per aprire la breccia pattuita con i commilitoni. Prima di partire lasciò a Costa le ultime parole che sono giunte fino a noi. Ho appena il tempo di portare il siluro sotto la rete, che dovrà saltare alle 4.30 precise. E salterà, te lo assicuro. Se sarà tardi, spoletterò al minuto. Da qui in poi non si sa con certezza cosa accadde. Il mare si tenne per sé gli ultimi gloriosi attimi di Teseo e di Pedretti. Questi due prima della missione si erano parlati, dimostrando che entrambi erano consci di ciò che li aspettava. Alcide, sei d'accordo? Maggiore, sono stato con lei a Alessandria e a Gibilterra. Ci rimarrò anche stavolta, costi quel che costi. Alle 4.25 si ode una detonazione, ma agli assaltatori in attesa non pare quella di una rete protettiva distrutta. Che sia stata una mina di profondità? Assillato dei dubbi, Moccagatta decide comunque di dare il via all'attacco. I barchini partono a tutta velocità. Il mezzo di Frassetto, con quest'ultimo che si getta in mare poco prima, si incaglia nella rete. Il secondo è quello di Carabelli, che spera di trovare un passaggio aperto nel viadotto che però non c'è. Per aprire un varco ai compagni, decide egli stesso di sacrificarsi e fa saltare in aria il Breakwater Viaducut, che però ostruisce completamente l'entrata in porto. Con i riflettori inglesi a illuminare il mare e con i primi proiettili che volano nell'aria, Bosio è costretto a ordinare ai restanti barchini di defilarsi. Vengono però immediatamente agganciati da caccia e idrovolanti che li falciano, distruggendo i loro mezzi. Solo alcuni riusciranno a buttarsi in acqua all'ultimo, venendo poco dopo catturati. Capriotti, il nono di riserva, vuole seguire fino all'ultimo l'ordine purché uno arrivi in porto e parte al razzo. Il ferreo fuoco inglese però lo costringerà a desistere, distruggendone il barchino e catturandolo. I MAS con a bordo Moccagatta possono soltanto iniziare la fase di ritiro, sotto lo sguardo impotente dei superstiti, che purtroppo vengono intercettati e vedono perire sotto il fuoco nemico lo stesso comandante della decima. Con il recupero dei pochi superstiti e il rientro alla base si fa la conta delle perdite. 15 morti e 18 catturati.
Nonostante ciò, tale atto di coraggio porterà il governo a consegnare 9 medaglie d'oro al valor militare, di cui 8 alla memoria, 13 medaglie d'argento, 2 alla memoria, e 7 di bronzo, 2 alla memoria. Di Teseo Tesei e di Alcide Pedretti non verranno mai ritrovati i corpi, salvo una maschera subacquea con parte dei resti dei coraggiosi marinai. Intorno al 1966 verrà trovato all'imboccatura del porto un SLC, cosa che addenserà la nebbia intorno alla loro fine, ma che di certo non ha intaccato il loro sacrificio per tentare di dare ai propri commilitoni una speranza per mandare avanti la missione. Molteplici furono le cause del fallimento. In primis, un documento della History of the Royal Malta Artillery dimostra che gli inglesi, grazie all'ausilio dei radar, avevano già identificato la formazione italiana intorno alle 21. Non c'è da stupirsi quindi se i barchini vennero quasi immediatamente bersagliati da mitragliatrici e dai 14 cannoni a difesa del porto. In più l'aviazione, che aveva promesso 3 raid per fare pressioni sugli inglesi, ne effettuerà solo uno e con scarsi risultati. I motivi sono tutt'oggi ignoti. Lo scettro della decima verrà ceduto momentaneamente a Borghese e al suo secondo Todaro, con Durand de la Penn come ultimo sopravvissuto dei vecchi apostoli. Per impedire che Supermarina sciolga la flottiglia, si riorganizza tutto l'apparato e si tentano nuove operazioni che daranno i frutti sperati. Come già citato nel vecchio video sulla decima, tra il 19 e il 20 settembre 1941 affonderanno a Gibilterra la motonave Durham e le petroliere Fiona Shell e Denbighdale, mentre il 18 dicembre passeranno la storia per l'attacco ad Alessandria d'Egitto, dove colpiranno la Valiant, la Queen Elizabeth e la Sagona. Teseo morì proprio come sempre aveva desiderato, sacrificandosi per dare l'estremo aiuto ai suoi uomini e per dimostrare la validità di un mezzo che, infine, dimostrò la sua letale efficienza. In sua memoria vennero eretti dei monumenti, mentre all'interno della marina venne ideato il raggruppamento subacquei e incursori Teseo Tesei, una delle forze speciali più importanti del nostro esercito. Di lui lo stesso Borghese volle ricordarsi dedicandogli queste parole. Avendo conosciuto Tesei, le sue idee, la sua forza di carattere, quel che significava per lui morire nel corso di una missione, sono portato a concludere che l'insistenza a voler operare a Malta fosse dovuta a una ferma determinazione da lui presa. Non lasciarsi sfuggire l'occasione per realizzare il suo intento di saltare in aria con il suo maiale contro le ostruzioni nemiche. Già nelle sue precedenti attività belliche, Tesei aveva fatto più di quanto era umanamente possibile attendersi da un uomo. Lo sforzo compiuto aveva ulteriormente leso il suo cuore, già intaccato per i molti anni di prove e addestramenti con il respiratore subacqueo. Aveva fatto offerta di sé a poco anziché in un attimo sublime e fatale come era il suo sogno. Chiedeva ora di spegnere la residua fiamma di vita in un generoso compito, sacrificandosi a favore dei suoi compagni, nel tentativo di cogliere una grande vittoria.